Cincischiando numero 17 con il maestro Bruno Pizzu, il ragazzo di bottega Valerio Rosa. Buonasera Bruno. Buonasera ragazzo di bottega, ti sento sempre con piacere. Senti, noi da quando è cominciato il campionato che cerchiamo una rivale della Juve, si sono alternate le milanesi, le romane, il Napoli, la Fiorentina, e oggi ti vorrei proporre una soluzione del giallo a cui non abbiamo ancora pensato, cioè la rivale della Juve non c'è. Che ne dici? Sì, effettivamente è così, lo dicono i risultati, la continuità di rendimento della Juventus, e lo dice tutto sommato anche la montante abitudine degli ambienti non juventini di dire che con certezza ormai lo scudetto juventino via dicendo, quasi ad evocare qualche situazione di carattere scaramantico, no? Probabilmente alla Juve, sentendo tutta questi consensi sul fatto che ormai lo scudetto sembra assegnato, provoca qualche piccolo pensiero. Però effettivamente credo di poter dire che sia per la forza della Juventus, sia per la incapacità delle rivali di volta in volta individuate come anti-Juve di mantenere quella continuità di rendimento che è assolutamente necessaria per poter aspirare a rendersi veramente pericolose per gli juventini. Già, senti, l'Inter non credi che stia pagando la mancanza di fosforo in mezzo al campo e anche una certa incertezza tattica? Perché poi alla fine, cambiando un po' le cose, non ha demeritato contro la Lazio, però è stata punita. Ma sì, effettivamente Stramazzone, che pure lavora con molto impegno, con grande attenzione e via dicendo, non è riuscita a dare ancora una fisionomia ben definita alla squadra. Tutto sommato sono stati più i consensi nei suoi confronti che le critiche anche per la partita con la Lazio, perché un po' tutti hanno detto ha corretto la formazione, nel secondo tempo l'Inter è stata anche sfortunata se vogliamo, però ha fatto una partita decorosa, ma evidentemente però ogni volta che un allenatore è costretto a correggere radicalmente la propria squadra vuol dire che almeno in partenza non l'aveva azzeccata. Però è vero quello che dici tu, manca sicuramente alla Inter un po' di fosforo al centrocampo, non c'è chi ragiona sul piano della muscolarità, sono perfino lodevoli anche i vecchietti che ci sono lì, che però hanno autonomia inevitabilmente sempre più limitata, ma manca l'elemento che riesca a dare una plausibilità tattica, quel pizzico di estro e di invenzione che servono. In quest'ottica naturalmente il perdurante caso Sneijder costituisce un problema, perché lui, per quanto possa essere discutibile sul piano degli atteggiamenti, dei comportamenti, dei mal di pancia come si osa dire adesso, è un giocatore che ha nelle sue corde anche, no, quel pizzico così di estro e di fantasia che servirebbero molto a quest'Inter. Ecco, visto che citi Sneijder è un giocatore di cui l'Inter sta pensando seriamente di liberarsi, lo stesso vale per De Rossi alla Roma, forse anche per Campagnaro al Napoli, mentre la Juve sta progettando anche una piccola campagna acquisti invernale. Non è anche in questo un po' una differenza tra la prima in classifica e le altre? Una chiarezza? Sicuramente la situazione è tale che consente alla Juventus di guardare con una certa attenzione, no, anche agli eventuali rinforzi. Ti dirò che io non è che sia entusiasta della ipotesi di far arrivare il famoso top player, l'attaccante da 20 gol a campionato e via dicendo, anche perché la situazione adesso funziona così bene che forse inserire in maniera pesante qualche nuovo elemento sul piano della personalità, del prestigio e via dicendo, potrebbe anche provocare qualche frizione all'interno degli spogliatoi. Per ora la Juve sta andando bene così, ha ripreso a segnare anche Vucinic, pian pianino, no? Anche la formica atomica sta ritagliando sulla sua brava capacità. Marchisio ha ripreso la sua vena di goleador, e poi là dietro c'è il grande direttore d'orchestra, Pirlo ha offerto di nuovo una prestazione super. È vero, una grande prestazione di Pirlo. E invece senti, che cosa è mancato a
a Roma e Napoli che pure erano attese da impegni non proibitivi. La Roma ha sbagliato la partita, no? Ci sono recriminazioni anche per alcune vere o supposte topiche arbitrali, però effettivamente la Roma è mancata a pieno sul piano della prestazione, no? Quanto di buono aveva fatto vedere prima come manovra articolata, precisa e via dicendo, è venuta a mancare su un campo molto difficile, non soltanto per le condizioni ambientali come il Verona del Chievo. La sensazione è che quantunque Zeman abbia dato chiaramente una impostazione, una fisionomia alla sua squadra, molto dipenda dalla giornata di Totti. Nel momento in cui Totti non gira al 100%, l'intero complesso finisce per risentirne, e a Verona Francesco, che pure resta quel campione che tutti conosciamo, non era nella sua miglior giornata. Il Napoli invece è stata una bellissima partita. Il Napoli è stata una partita veramente molto bella, con un Bologna da lodare soprattutto per lo spirito, no? Per il coraggio anche con il quale ha affrontato la situazione. Una squadra di Bologna che fuori casa era riuscita a vincere da un po' soltanto con la Roma all'Olimpico, e anche lì il Cremonta dopo essere stata sotto, no? E effettivamente a Napoli ha sfiorinato un fior di prestazione, caratterizzata poi da un finale assolutamente inatteso, perché sembrava che il Napoli, dopo aver subito il primo gol, aver scongiurato il rischio del secondo annullato ingiustamente, però era riuscito a portarsi in vantaggio. Eppure il Bologna, anche dopo essere andato sotto per 2-1, non ha assolutamente mollato la presa ed ha portato via 3 punti importantissimi. Molti sottolineano il fatto che probabilmente a livello psicologico il Napoli sia in campo preoccupato anche per quelle che saranno le decisioni della giustizia sportiva, no? Che tra stasera e domani potrebbe infliggere una penalizzazione alla squadra, e soprattutto per alcuni giocatori anche un periodo piuttosto lungo di squalifica. Però sono tutte situazioni, sai, che in qualche maniera vengono individuate come cause della prestazione non eccezionale, ma il calcio è così, no? Da una partita all'altra magari una squadra improvvisamente perde convinzione, ritmo, capacità, e il Napoli, sconfitta a parte i meriti del Bologna pure, non è stato sicuramente all'altezza della situazione in questa partita persa. Senti, perché i nostri amati colleghi della radio e della televisione, per esempio ieri, quando ha segnato questo giocatore che è greco e non della Sierra Leone, Cone, lo chiamano Cone, e poi sono così attenti a dire Sanetti anziché Zanetti? E questa è una bella domanda. Quel Cone lì accentato non si capisce bene da dove venga fuori, vista la radice ellenica, no, del suddetto giocatore, che ti dirò, anticipando magari quella che poteva essere una delle tue ultime domande, mi ha tolto un bel imbarazzo, no? Perché nel svolgersi del solito spezzatino, una partita dopo l'altra, un gol dopo l'altro, io cominciavo a dire: ma qual è stato il migliore gol della partita? Sai, bella la punizione di Pirlo, bello il Sharawi, belle tante cose. Poi è arrivato questo Cone e ha sciorinato un gol a proposito del quale tutti gli altri devono inchinarsi e dire: stavolta non c'è nessun dubbio, il più bel gol è quello lì. Quando si fanno prodezze del genere è chiaro che c'è una componente anche, non dico di fortuna, no, però quante altre volte potrà succedere di vedere, non da parte del solo Cone, ma un altro gol del genere, però effettivamente di una bellezza per la coordinazione, per la precisione, per la violenza stessa con la quale è partito il tiro in queste condizioni di coordinazione precaria, davvero molto molto bello. Allora, visto che hai anticipato la mia inattesa domanda sul più bello della settimana, il prossimo turno si divide tra venerdì e sabato, e quindi noi ci sentiremo di domenica.
Che sentiamo domenica, edizione festiva, edizione festiva di Cinciscando. Poi una tristissima domenica senza calcio, ma poi saremo di nuovo qui per la Befana, per l'Epifania più o meno. Cinciscando non vi lascia mai soli, questo è il nostro... Mai soli, mai siamo soli. Sempre in trincea. Bruno, grazie a tutti. Ciao Valeria, buonasera, ciao a tutti.